Ciao bella gente, Ciao! oggi abbiamo un super unboxing, giusto? Unboxing? Dato che queste sono le ultime 2 settimane che abbiamo una casa, abbiamo deciso di fare un po' di ordini. Per chi non ci conosce, io sono Andrea Sì. Io sono Denizza e lui è Gabriel. e qui dietro i Fai pacchi. vedere i piedini? Eccolo! Siamo una famiglia che ha deciso di comprare un camper. Io ho lasciato il lavoro e fra 2 settimane partiamo e iniziamo a girare l'Europa. Se ci stiamo sul camper, vedremo. Abbiamo due Mentre cani Asia. che si chiamano Ego e Asia e anche loro ci seguiranno nel nostro viaggio. Metteteci un like, commentate, che a noi fa sempre piacere, e iscrivetevi al nostro canale. Spacchiamo tutto, Gabri! Spacca! Yeah! Prego, apri questo. Ti aiuto? Ziam! No. Oh, apriamo il primo. Sì. Vai. Oh, un caricabatteria wireless per essere più comodi quando utilizziamo il navigatore. Che tenga Sul in carica camper. sul camper, esatto. Diceva. Dai, apri questo che è grosso. Dai. Bravo. Adesso strappa. Guarda che gli avrà utile tanto a te. Giriamo, guarda, Uno sgabello per Andrea per fare la carica. servirà anche a quello, però è uno sgabello pieghevole. Per le persone basse come me, per poter arrivare sopra a vedere se riscaldi. Vai Gabri, taglia. La forbice lì. Vai. Olè! Allora, questo è un filtro. Vai, lancia. Bravo. Questo è un filtro per l'acqua, per le acque chiare. È un filtro che si mette tra la fontana da cui prendiamo l'acqua potabile e la Delle acque chiare. cisterna dell'acqua. Delle acque chiare. Un filtro particolato che previene le infiltrazioni di piccole particelle nel sistema. Vabbè, qua dice di irrigazione a pioggia, ma noi lo useremo per il nostro impianto idraulico. Sì, passiamo al prossimo? No, vai a aprire prima qua. Vai, aprilo. Dai, ti aiuto. Ziao! Vai, spacchetta. Un trapano avvitatore Bosch da 12 volt. Al suo interno ci sono anche, dovrebbero esserci degli inserti, vediamo. Perfetto. Fa un Aspetta, bel non so dove lo astuccio con la sua maniglia. metto. Che bello. Quindi ottimo da rimettere nel gavone del camper. E al suo interno abbiamo il set completo con avvitatore. Ah, quanto è potente! Posso provare? Certo. Guarda che c'è anche la lucina. L'avvitatore composto da un LED per Devi fare dire luce. trapano! 20 regolazioni del mandrino e 2 velocità. Una batteria da 12 volt. Beh, il suo caricabatterie 220, che per noi non è un problema perché tanto abbiamo un inverter da 1500 watt. Poi abbiamo un set da 40 inserti per avvitare Costa. da
inserti a croce, a taglio, esagonali, torch e torcio buco come le ciambelle. Le ciambelle! Infine nel set era compreso un ciccio bello? Anche un bebè. Due set di punte, uno per il legno e uno per il metallo. Questo qua è grosso. Abbiamo fatto il simbolo della forbice. Bene. Dai, adesso apri il pacco. No, guarda. Per usare il tuo coltello. Tanto però tieni delle mani. Dammela questa. Gabri, sto facendo dei giochi pericolosi con la forbice. Cosa? Vado? Sì. E cosa c'è qui? Un altro pacco. Ah, due pacchi. Due? Quindi, qui allora, dentro cosa c'è? Qui abbiamo un hard disk per salvare tutti i nostri video. Da 2 tera. Da 2 terabyte. Per salvare tutti i nostri video, le nostre foto e anche i nostri documenti, in modo che il computer non si riempia di cianfrusaglie, di cose. Poi? Qui invece? Ok. Ok, bravissimo. Un sacchetto. Cosa sono questi? Sono due ventilatori. Abbiamo del scotch biadesivo. Potete leggere come vuoi. Questo ventilatore tramite la USB si può ricaricare o dal riduttore per l'accendisigari, oppure noi abbiamo fatto installare delle prese sopra le due dinette, in modo che abbiamo 4 prese USB per cellulari, puoi caricare qualsiasi cosa e quindi possiamo attaccare anche questo ventilatore a 3 velocità, ha 2 teste rotanti e in più sono regolabili in qualsiasi lato. Bene, prossimo Gabri. Prossimo, vai. Questo qua, strappa. Vediamo cosa c'è dentro. Cos'è questo? Sono le braccia per il portabici. È lungo quanto te, Gabri? Oh. Sì, è lungo più di me. Avevo anche detto che dovevo fare dei lavori sul portabici per ammodernarlo e per renderlo più sicuro. Il mio lettino. Quindi ho ordinato 2 nuove braccia della fiamma, una per la bici della Leni e una per la mia bici, che hanno un comodo cricchetto per fissare le bici. E infine, cosa abbiamo qua, Gabri? Qua si apre da qua. Prendo la forbice in arrivo. Guarda indietro, la sto usando. Ma vuoi fare un pisolino? Io volentieri. E ora guardiamo, Gabri, cosa c'è qui dentro. È la spada del samurai questa. Questo è un mitra? Sì. Queste sono le 2 canaline che ho ordinato sempre per sistemare il portabici, dato che le nostre sono vecchie e hanno le plastiche rotte, allora ho preferito comprare 2 canaline nuove con i loro bulloncini di fissaggio, i tappi finali di chiusura e ovviamente tutti i loro ganci a cricchetto per fissare. Per fissare le ruote della bici in sicurezza. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Adesso vi salutiamo. È ora di giocare? Sì. Ciao! Ciao.